costretto a farlo e va la tripla del Basu. Un cuore che fa provincia, quello di Gianluca Basile. Alley-oop, Dyson, la wall, concluso con una perentoria schiacciata. Ora è Vitali a cercare l'uno contro uno dal perimetro, si butta dentro, gli sporca palla Trento, transizione offensiva per la Dolomiti Energia, schiacciata di Tony Mitchell. Con Jones che aspetta prima di andarsi a prendere il fallo, fallo che non arriva, arriva la giocata più bella della serata, fermata Bobby Jones. Rautis a guidare il contropiede, Maynor l'alza per la fondata di Jefferson, meno 22. Ancora in zona d'attacco con Tony Mitchell che cerca di innescare Josh Owens, palla persa ed è gara delle schiacciate al Paleradi con Cameron Clark e il suo mulinello in aria. Palleggio di Dyson e si lottano a filo di parquet. Logan alza la palla, canestro incredibile di Logan. Rimbalzo offensivo d'energia di Isaiah Armwood che poi non trova il canestro, forse perché gli manca qualche chilo per poter lavorare di potenza contro Daniel. Mamma mia cosa ha fatto Cameron Clark in transizione. Anche qui un buon inizio per lui, concentrato, si apre bene e buon passaggio per Jones. Grande ancora la Virtus nella finale del quarto, dopo la prodezza di Teseo arriva la prima tripla della partita per Austin Freeman. Radetzky all'inizio adesso sta giocando più uno contro uno, sta subendo più falli. Oh mamma mia! Juvonte Reddy che è arrivato dal nulla con una mano al secondo piano, affonda la schiacciata e riscalda il pubblico